Amici knitter, benvenuti nella mia nuova postazione del Knitting Time e chiacchiereremo e lavoreremo insieme subito dopo la sigla. Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Ragazzi, ragazze, sono contentissima di questa nuova postazione. Allora, rispetto all'ultimo Knitting Time, credo, poi correggetemi se sbaglio, che la situazione sia decisamente migliorata. Ho deciso di seguire un sacco di vostri consigli. Allora, intanto mi sono procurato una poltrona tipo trono. Diciamo che ho spostato quella che era in camera da letto e l'ho messa qui, che siamo in studio. Inoltre ho cambiato anche la tenda e mi sembra che questa tenda giallina sia decisamente meglio di quel verdone orrendo che c'era l'altra volta, no? Almeno mi sembra. Inoltre ho seguito i vostri consigli di tenere la... Sta suonando alla porta. Ecco, era il corriere. E niente, allora, dicevo, ho seguito il vostro consiglio di lasciare la scritta ma senza accenderla, quindi dovrò pensare anche a togliere le batterie. E dopodiché ho rivestito questo tavolino, ho coperto questo tavolino con degli scialli che mi sembrava stessero bene con i colori, perché qua c'è rosa pesca, i miei capelli sono rosa, la tendina è gialla, quindi qua ci stava bene qualcosa sul verde e direi che per adesso siamo a posto, no? Ecco, sono molto più a mio agio, mi piace molto di più, anche se non riesco ad appendere nulla, c'ho questo tavolinetto sul quale ho anche il mio pumpkin spice latte che ho appena finito di filmare, guardate che meraviglia che è, e adesso me lo bevo. È buonissimo, adesso controllo di non avere i baffi con la schiuma. A noi Starbucks ci fa, un baffo ci fa. A parte tutto, questi ultimi giorni c'è questa polemica sull'apertura di Starbucks. Allora, vi devo dire la verità. Io adoro Starbucks, mi piace tanto. Intanto perché io non bevo il caffè espresso, ma mi piace il caffè all'americana, mi piace quello lungo, mi piacciono tutti i pastrocchi che Starbucks ci mette dentro. E nella mia città Starbucks non c'è, però ogni volta che vado in giro, vado a Vienna, vado di qua, vado di là, vado sempre allo Starbucks e condivido questa passione con mio figlio Leonardo, che è appassionatissimo di Starbucks, e noi andiamo e ci prendiamo il frappuccino, quindi una cosa proprio all'americanata pazzesca, però a me piace, mi piace moltissimo, moltissimo, quindi... Proprio come gusto di caffè, questo caffè lunghissimo all'americana, a me piace, piace tantissimo. Ma diciamo che oggi volevo approfittare di parlare di due argomenti e incomincerei subito con il primo. Il primo argomento è un argomento che, a dir la verità, mi è stato richiesto sotto tanti video e da tante di voi, e cioè come si lavano i capi, come fare per fare in modo che i nostri capi siano... sempre belli, non rovinarli durante il lavaggio, consigli su come riporli, eccetera, eccetera. Allora, mi sembrava un buon argomento per parlarne in un Knitting Time e non in un video, diciamo, tradizionale, classico, no? Anche perché video tradizionali vorrei farli sempre più brevi e farli, non so, gli haul, oppure argomenti un poco più tecnici, no? Quindi farli durare meno. Invece Knitting Time, voi siete già abituate che non taglio quasi nulla, e quindi sti video dureranno sempre di più, perché io, se non mi date un freno, io proprio chiacchiero a ruota libera, ragazzi, a ruota libera. Spice latte. Ma quanto buono è, mi piace tantissimo. Poi vi dico la verità,
Adesso ho fatto altre cose nel frattempo e quindi si è un pochettino raffreddato e mi piace ancora di più, è buonissimo. È buonissimo, adesso aspetta che me lo metto così, ecco, perfetto. Non cadere, mi raccomando. Allora, dunque, prima di iniziare con tutto il nostro discorso sul lavaggio dei capi, che cosa sto facendo? E sto lavorando con un nuovo filato che si chiama Sublime della Zesia. Scusatemi, ma veramente fa un caldo ancora atroce. Sono completamente bagnata di sudore, anche perché ho chiuso tutte le finestre per non far entrare i suoni, anche se qualcosina secondo me in sottofondo si sente, ma insomma pazienza, non avranno la stessa qualità degli altri video in it in time, però vedo che vi piacciono e quindi continueremo a farli. Dunque, come dicevo, Sublime della Zesia è un misto di lana e seta molto bello e io sto lavorando il progetto che porterò a Torino da Bull Crossing nel 2019 e quindi sono contentissima, come vi ho detto è la prima volta che vado a Torino per un workshop, in realtà ci sono stato un paio di volte come turista e non vedo l'ora di andarci, sono molto contenta, devo dire. E anche questo filato, devo dire che mi piace, scorre molto bene e mi piace anche la resa, mi piacciono molto i colori che ho scelto, voi sapete che sono un po' fastidiosa e non è facile. Allora però, bando alle ciance, entriamo nel succo del discorso, come lavare i capi. Allora, innanzitutto facciamo una premessa. Il campione, per una buona riuscita del vostro lavoro finale, dovete lavare anche il campione. Ma occorre che faccio il campione e lo lavo? Sì, perché voi il maglione lo laverete. E vi dico la verità, anche con tutto questo, con tutte queste accortezze, qualche volta può capitare di avere delle sorprese anche dopo aver lavato il campione. Allora, perché lavare il campione? Perché almeno potrete avere un'idea se il filato cede o si restringe o si modifica, si gonfia o possono succedere tantissime cose, no? Quindi se non lavate non saprete mai come risulta il tessuto alla fine, no? Quindi innanzitutto bisogna lavarlo. Poi, vi dirò la verità, bisogna anche simulare con il campione il capo che andrete a farlo. Nel frattempo è arrivato Strudel. Strudel, cosa vuoi? Quello è il mio gomitolo. Io lo lascerei se fossi in te. Va bene, insomma, il campione, diciamo, deve essere fatto... No, allora, stiamo parlando ovviamente di campioni per delle cose che non siano degli accessori tipo scialli, sciarpe. Diciamo che nel caso di scialle, sciarpa, insomma, fare il campione addirittura qualche volta potrebbe essere inutile. E ho detto qua una cosa della quale mi pentirò, sono sicura, però oramai l'ho detta. Secondo me non è necessario fare un campione accuratissimo per gli scialli e le sciarpe, anche perché possono veramente cambiare molto di forma e con il bloccaggio, no? Quindi diciamo che per gli scialli e le sciarpe, stole e così via, io il campione anche lo trascurerei. Però per tutti gli altri filati, io il campione lo farei sempre. Il campione va fatto sempre nello stesso modo in cui è indicato nel pattern, per cui se si parla di giri ed è lavorato in tondo, voi dovrete fare il campione in tondo. Ha suonato di nuovo, oggi è un porto di mare. Eccoci qua. Era Riccardo e adesso la prossima volta che suona la porta, che sarà Leonardo, andrà lui, per fortuna.
Dunque, come dicevo, mi avete già visto fare una cosa che non avrei, non avrei dovuto farvi vedere, e cioè il cambio di un colore. Va bene, faremo finta di niente. Allora, quindi, diciamo, dopo aver fatto il campione nel modo in cui è indicato nel pattern, ma non mi voglio dilungare troppo su questo perché c'è un video su come fare il campione e voi dovete andare a vedere quello, ve lo metto da qualche parte, qua sopra, non si sa bene dove. E dopo quindi aver fatto il campione dovrete lavarlo. Allora, cosa andiamo a fare con questo campione? Andiamo a fare un maglione, andiamo a fare un vestito, andiamo a fare un cappotto, un accessorio più piccolo. Insomma, possiamo andare a fare veramente tantissime cose. Allora, quello che andremo a fare influenzerà moltissimo su come noi tratteremo il campione. Allora, per esempio, se il filato ha dentro un po' di seta, oppure è di un tipo di filato che noi sappiamo tenderà a rilassarsi molto con il lavaggio, tipo appunto la seta, certe viscose, tipo bambù per esempio si rilassa moltissimo, anche alcuni tipi di cotone. C'è Strudel che sta piangendo perché vuole uscire, ma noi faremo orecchie da mercante. Questa è la mia vita, signore, questa è la mia vita. Io voglio fare un video e tutto il mondo complotta contro di me. Comunque, quindi abbiamo detto, stiamo lavorando un filato che sapremo andrà a rilassarsi e a modificare le sue misure, e quindi filato che contiene un'alta percentuale di seta o addirittura seta pura, o alcuni tipi di cotone fanno questa cosa, o viscose tipo la viscosa di bambù per esempio. E poi naturalmente la amata odiata merino, no? Soprattutto quella trattata superwash. Allora, voi sapete che io non consiglio quasi mai l'acquisto di una merino trattata superwash, perché ci sono diversi fattori che vanno a modificare questo filato. In generale, non sto parlando di una marca specifica, però nella gran parte dei casi questo filato trattato superwash, quindi irrestringibile, diventerà sempre più brutto con l'andare del tempo. Questo perché? Perché è stato trattato con dei materiali che sono dei siliconi che fanno apparire questa fibra molto bella, morbida e lucente appena l'avete comprata. Però man mano che la lavate, questa patina di siliconi pian pianino comincerà ad andare via e la lana sarà sempre più brutta, proprio brutta, più ruvida, più meno lucida, diventerà sempre più brutta, mentre altri tipi di lane con i lavaggi diventano sempre più belle, tipo la Shetland, anche oppure non cambiano, tipo il cashmere, l'alpaca, lo yak. Poi dipende ovviamente da quale marca, quale tipo, eccetera, però generalmente non si hanno grosse sorprese con l'andare del tempo. La merino trattata superwash diventerà sempre più brutta, tranne qualche rarissimo caso, ecco. Non sto parlando quindi delle merino normali, ci sono delle ottime merino non trattate superwash, quindi anti-infeltrente, che si comportano, cioè sono sempre belle, no? Sono sempre belle, non hanno grossi cambiamenti, però quasi tutte le merino hanno il problema che dopo il lavaggio
il primo lavaggio cambiano un po' la loro forma, e questo sempre parlando in generale, non sto parlando dei casi particolari, non mi scrivete sotto nei commenti, ma io ho questa merino che così l'ho lavorata, così l'ho lavata e così è restata. Può capitare, no? Io vi sto parlando di una casistica molto più ampia e sto facendo un discorso generale, poi naturalmente ci sono i vari casi. Non conosco tutte le merino del mondo, ci mancherebbe altro, sto parlando di casi generali, no? Quindi non stiamo facendo un discorso particolare. Quindi, una volta che noi avremo lavato il campione, è su questo campione lavato che noi dobbiamo prendere le misure. Le misure che dovremmo prenderle, come abbiamo detto nel campione, non solamente nel video del campione, non solamente una volta, ma ben almeno tre, e fare la media, no? Insomma, questo è un altro discorso. Ma ammettiamo di stare lavorando un capo che sia particolarmente lungo e quindi richieda, o largo, e quindi richieda un ammontare di filato maggiore del, diciamo, del solito. E cosa dobbiamo fare per essere più sicuri possibile della resa del nostro filato per questo capo che noi andremo a lavorare? Vi dico come faccio io. Allora, se so che con questo filato c'ho un capello qua che mi dà un fastidio, ragazzi. Quindi voglio fare un cappotto, un cardigan molto lungo, un vestito. Allora, innanzitutto faremo attenzione alla scelta del materiale, quindi non utilizzeremo filati che sapremo smollacciosi, no? Li chiameremo categoria smollacciosi, quindi sappiamo che devono, che per forza avranno un cedimento del capo, no? A meno che, per esempio, nel caso di un vestito, se noi volessimo utilizzare un filato che abbia della seta, noi sapremo che questo capo avrà comunque un aspetto molto morbido, molto cedevole, molto, questo tessuto, no? Che noi poi lavoreremo, sarà molto cedevole, molto morbido, molto cascante, quindi potrebbe essere un effetto che noi andiamo addirittura a ricercare, no? Nel capo. Però in generale noi dobbiamo esaminare molto bene il filato che vogliamo andare ad utilizzare. Facciamo il campione e dopodiché simuliamo la forza di gravità. Questo perché? Perché in alcuni, appunto, in questi capi particolari c'è un ammontare di filato superiore e quindi maggiore del solito, e lo stesso peso farà in modo che il filato ceda di per sé, cioè è una questione di fisica, cioè la forza di gravità non è una barzelletta, no? Per cui noi dobbiamo simulare la forza di gravità. Quindi cosa dobbiamo fare? Una volta che il campione è asciutto, lo appendiamo al nostro stendino con le mollette e ci appendiamo sotto delle mollette a loro volta, no? Che quindi tirano il campione verso il basso e simulano il fatto di essere tanto pesanti, no? Cioè il fatto che il capo sarà molto pesante. Solamente dopo un giorno, anche due, noi togliamo le mollette. Qualche volta, io vi dirò la verità, appendo anche un piccolo pesetto a questa molletta, no? Cioè non a tutte le mollette, metto un paio di pesetti in modo proprio da fare in modo che il filato ceda al massimo, no? Una volta fatto questo, io stacco tutte le mollette, lo metto in piano e misuro quello che è il campione reale, no? Ecco, questo già ci può aiutare a avere un'idea più chiara e migliore di quello che sarà il nostro capo lavorato, no? Questo vi consiglio di farlo per tutti i capi
che richiedono tanta quantità di materiale, cappotti, cardigan lunghi, molto lunghi, vestiti, capi anche oversize, no? Perché adesso vanno di moda anche i capi oversize, quelli molto oversize, tipo il mio Nebbia, se avete presente. Ecco, quello è un tipo di capo che potrebbe richiedere una lavorazione di questo tipo del campione, no? Ecco. E una volta finito il maglione, che cosa dobbiamo fare per lavarlo bene, conservarlo bene? Allora, come si lavano i maglioni? I maglioni si lavano a mano. A mano. La lana va lavata a mano, non lavatela in lavatrice. Non lavate non solo la lana, ma anche il cashmere, l'alpaca, lo yak, la vigogna, tutto quello che volete, io lavo tutto a mano. Ma che sbattimento, io li fico tutti quanti in lavatrice. Bravi, ficcateli in lavatrice, dopo però non mi venite a dire che è brutto, che non vi piace, che vi si è rovinato, che vi si è infeltrito, che vi si è ristretto, che vi si è smollato, no? Perché può capitare di tutto, perché può capitare qualunque cosa se voi infilate in lavatrice. Ma io lavo a mano e dopodiché faccio fare la centrifuga. Bravi, così infeltrite tutto. A me non è mai successo niente. Hai avuto culo? Perché può succedere di tutto, signori, può succedere assolutamente di tutto. Ma a me me l'ha detto una magliaia, ma a me me l'ha detto la pulitrice. Va bene, voi fate come vi pare. Io lavo a mano, quindi riempi il lavandino oppure il catino di acqua morta, cioè acqua veramente tiepida, non freddissima perché sennò mi congelo le mani, ma insomma, e neanche calda ovviamente, no? Per cui giusto la temperatura ambiente, no? Ecco. Dopodiché ci sciolgo dentro un poco di detersivo specifico per lana. Allora, non uso, so che sono una fisima, però io non uso i detersivi che si trovano in giro per i negozi, per cui non uso per lana, V-Lite, quell'altro, non uso quelli perché sono molto aggressivi. E l'ideale sarebbe usare proprio detersivi specifici che si trovano nei negozi di filati Auchan, Auchan, non mi ricordo come si chiamano. E sono molto costosi, ma veramente ce n'è bisogno di pochissimo e durano tanto. Piena di peli di gatto. In alternativa uso degli shampoo per capelli delicati senza siliconi. Anche quelli per bambini vanno bene. Ne sciolgo dentro una piccola quantità, un cucchiaino, due cucchiaini, e smuovo l'acqua per fare un pochino di schiumetta, immergo il capo e lo lascio lì un quartino d'ora. Quartino d'ora, ogni tanto ci vado e lo smuovo un poco, faccio tipo così, no? In modo che venga completamente assorbito da tutto. Se assorbito da tutto, cosa vuol dire? Vuol dire che, parliamo un po' meglio, vuol dire che il capo assorbe in ogni sua parte l'acqua e il detersivo, no? Ecco, questo è particolarmente importante se il filato che noi abbiamo usato ha della seta, perché la seta è idrorepellente, per cui invece di un quartino d'ora io, se uso la seta, lascio anche un'oretta questo capo dentro, e qualche volta non è neanche sufficiente, ma questo è un dettaglio di cui magari parliamo un'altra volta. Comunque lascio questo capo in infusione questo quarto d'ora, smuovo l'acqua. Dopodiché comincio il risciacquo. Allora, elimino tutta l'acqua saponata, riempio più volte il mastello o il secchio o il lavandino con dell'acqua pulita fino a quando il capo non butta più fuori questa schiumetta. Di solito mi basta uno o due risciacqui ed è andata. Se voglio una dose di morbidezza in più, posso mettere un pochettino di balsamo.
per capelli, anche questo delicato senza siliconi. E in alternativa devo dirvi che non uso l'ammorbidente, qualche volta metto un po' di aceto. Mi hanno detto che va bene, però a me l'odore dell'aceto devo dire che non piace, preferisco il balsamo, ecco. E dopodiché lascio anche questo in infusione un 10 minuti e poi non sciacquo, perché veramente ne metto pochissimo, poco, e soprattutto in capi tipo con lane morbide, con filati morbidi, per cui alpaca, merino o tipo cashmere, no? Così, allora uso mettere questo un po' di balsamo o un pochettino di aceto. Non sciacquo e comincio a strizzare. Strizzare non vuol dire fare così, torcere, ma vuol dire premere tra le mani per scuotere, per spremere via tutta l'acqua, o almeno il più possibile. Dopodiché lo premo anche contro il bordo del lavandino, o del, insomma, sì, del lavandino, perché deve correre via l'acqua, e lascio anche lì per un pochettino, così scola bene. Poi butto per terra un asciugamanone di quelli vecchi. Io uso addirittura un telo che era da doccia di mia nonna, enorme, con una spugna alta così, che assorbe praticamente il Mar Nero, per cui butto quello. Devo dire che la spugna di oggi non assorbe un tubo, questa spugna è meravigliosa, guai quando, cioè, ha buchi grandi così, ma io uso sempre quello perché assorbe tantissimo. Butto questo maglione o scialle o quello che è sopra questo asciugamanone, arrotolo l'asciugamanone tipo salsiccia. Oggi strudel non ha pace. Quanto buono è! Insomma, arrotolo quindi, dicevo, tipo salsiccia questo telo con il capo dentro, e dopodiché ci faccio una passeggiatina sopra, cioè proprio con i piedi vado a premere molto bene, in modo che l'acqua vada veramente via del tutto quasi. Se srotolo e vedo che il capo è ancora abbastanza bagnato, può capitare nel caso il capo sia particolarmente grosso, a me è capitato un paio di volte, e allora ripeto con un altro telo, no? Quindi tolgo questo telo bagnato, ne metto un altro, butto il maglione sopra, il capo, quello che è sopra, arrotolo di nuovo, ci faccio una seconda passeggiatina e va. Diciamo, in sostanza, il capo dovrebbe venire fuori umido, maneggevole, non grondante, no? Ecco. Dopodiché noi provvederemo al bloccaggio. Cosa vuol dire bloccaggio? Bloccaggio è la messa in forma del capo, e può essere di mille maniere, per cui se è di uno scialle noi lo metteremo a bloccare in maniera aggressiva, per cui ci aiuteremo con gli spilli, con i tappetini tipo quelli puzzle che si mettono uno incastrato con l'altro in modo da fare una superficie adatta ad essere punzonata, oppure utilizzeremo il letto matrimoniale o qualunque cosa voi vogliate. Noi metteremo gli spilli, ci aiuteremo con i ferri da bloccaggio e tireremo bene lo scialle in modo che venga fissato in maniera perfetta e tutto il pizzo venga fuori, no? Il disegno del pizzo venga fuori. Ma il bloccaggio è anche il bloccaggio di capi molto meno complicati, no? Maglioni o berretti o guanti, che devono semplicemente essere messi in forma fino ad acquisire le misure corrette che devono avere. Noi semplicemente dovremo stendere bene, spianare le pieghe, metterli distesi su una superficie che possa essere bagnata, ovviamente, che non si rovini, e dove noi li potremo lasciare
lasciare per un certo periodo ad asciugare. Mi rendo conto che lavare i capi a mano prevede questa lunga asciugatura, soprattutto in inverno, e uno mi dice, ma insomma io non ho uno spazio dove mettere ad asciugare le cose. Allora, ci sono tanti spazi, ci può essere lo stendino della biancheria. I puristi dicono no, perché sennò dopo si vedono i segni delle stecchette, no? Eccetera. Allora io non lo metto mai ad asciugare sulle stecchette, basta, ci metto un asciugamano pulito sopra, o ci sono anche quelle reti speciali che servono proprio per asciugare i maglioni, si trovano in parecchi negozi tipo drogheria, anche quelli possono andare bene. Oppure, niente, queste due cose. Su questa superficie io stendo i maglioni e li lascio asciugare lì, così l'aria circola da sopra sotto. Se un maglione che sto lavorando richiede particolare bloccaggio, perché magari ha un pezzo in pizzo che io voglio che venga fuori, quindi devo mettere alcuni spillini, allora utilizzo il metodo degli scialli, per cui utilizzo questi tappetini puzzle, li metto sul tavolo da pranzo e lascio lì il capo. Vabbè, se siete persone che ricevono gente e amici ogni weekend, questo potrebbe essere scomodo per voi. Io che sono un orso solitario e che piuttosto mi faccio portare da mio marito a mangiare fuori, e diciamo, per me questo è un buon metodo. Ecco, dovete vedere il metodo che è più confacente per voi. Quindi, una volta che noi abbiamo finito di far asciugare questo capo, dobbiamo pensare a come riporlo. Allora, come si ripongono i capi lavorati a mano? Mai appesi, non si mettono mai sulle grucce, sugli appendini, non si mettono mai, perché lo stesso peso, lasciandoli là fermi, li farà allungare e rovinare definitivamente. Quindi il capo in maglieria va sempre piegato e messo in cassetto, su una mensola, dove volete. Allora, problema tarme. Ragazzi, il problema che affligge tutti quanti noi, voi avete visto anche la fine che ha fatto Vinella, se avete visto il vlog che ho fatto l'anno scorso quando abbiamo fatto le vacanze in Toscana, avrete visto che il mio Vinella è stato mangiato dalle tarme, nonostante tutte le precauzioni che io ho preso, perché è una casa antitarme la mia, ovviamente. Buonissimo. Allora, durante la stagione io i maglioni li uso, per cui non, cioè, metto l'antitarme solito, per cui non so, i foglietti profumati, non troppo, cioè non metto la naftalina o la canfora dentro il cassetto perché mi dà fastidio l'odore, no? Quindi durante l'autunno e inverno, quando ho tirato fuori i maglioni, io li metto nel cassetto con un po' di profumatore per ambienti e quindi basta. Non devo dire che non seguo particolari precauzioni, no? E cioè quando ho usato i maglioni un paio di volte, devo dire che io non è che lavo tantissimo la lana. Questo è, sei una sporcacciona, attenzione, allora non vuol dire che non la lavo mai, però la lana ha la proprietà, non dico di rigenerarsi da sola, ma comunque di non avere bisogno di un lavaggio, cioè i maglioni non devono essere lavati così tanto spesso come gli altri capi di abbigliamento. E questo qua non ve lo dico solo io, ma ci sono tante persone che lo dicono. Attenzione, non sto dicendo che non li lavo mai, però intanto vedo di alternare i capi, di non mettere mai uno stesso capo per due giorni consecutivamente. Inoltre, i capi che io metto dopo aver dimessi e quindi alla fine della giornata, diciamo, io li lascio sempre all'aria.
all'aria, vuol dire li lascio all'aria in modo che prendano aria. Questo fa in modo che anche gli odori, magari non so, di fritto, di fumo, l'odore della pelle stessa, vadano via quasi da soli, no? Ecco, questo qua lo so che sembra una cosa poco, sarà una cosa poco popolare, infatti ero abbastanza in dubbio se dirvela oppure no, però devo essere onesta in questi video e devo dirvi anche come faccio io, per cui è inutile che io vi dico, ah sì, ogni volta che uso un maglione poi immediatamente lo lavo, perché non è vero, cioè non è vero, e a me interessa che questi video siano divulgativi, per cui vi spiego come faccio io, poi ognuna è libera di fare quello che vuole, per cui diciamo alterno i capi 2, 3, 4, non li metto mai 2 giorni di fila, li lascio che prendano aria durante durante le giornate in cui non li uso. Quando vedo che effettivamente hanno bisogno di essere lavati, allora li lavo ovviamente, no? Però non li lavo tanto spesso come lavo altre cose, cioè i pantaloni, le camicie, le magliette, eccetera, eccetera. E li lavo decisamente di più, ma questo trattamento non lo faccio solamente per i maglioni che faccio io, ma lo faccio anche per i maglioni che compro, e ho visto che si rovinano molto di meno con questo trattamento, cioè trattamento con il non lavarli tanto spesso, e sono molto più belli, e ho dei maglioni che veramente uso da tantissimo tempo, tantissimo tempo. Se i maglioni sono messi via con cura, piegati bene in un posto dove non siano troppo sacrificati, cioè non troppo stretti gli uni con gli altri, se vengono lavati nel modo corretto, se vengono conservati durante la bella stagione nel modo corretto, veramente io ho dei maglioni che avranno 15 anni, ma sì, cioè proprio tranquillamente, anche di più alcuni, sì sì, anche di più, e devo dire che mi sono sempre trovata bene con questo modo. Quindi una volta che abbiamo scoperto questa cosa, secondo me il trattamento e la conservazione dei maglioni sarà molto più semplice, quindi non li metto appesi, li metto sempre piegati. E cosa succede durante la bella stagione? Allora, prima di metterli via, quando faccio il cambio di stagione, allora sì, li lavo tutti. È una sfacchinata, li lavo tutti. Li lavo tutti e dopodiché li insacchetto. Li insacchetto in quei sacchetti speciali proprio per maglioni. Diciamo che non, l'ideale sarebbe insacchettarli un maglione in un sacchetto e in ogni sacchetto inserire l'antitarme, no? Ecco, generalmente io uso la canfora cinese. Compro su Amazon, è costosissima, è naturale. Naturale e buonissima, la naftalina non è altrettanto, e puzza e inquina, però ogni tanto, devo dire la verità, l'ho usata anche io, e in alternativa devo dire ci sono i sacchetti profumati, i foglietti profumati. Allora, sacchetto magari è uno per un sacchetto per ogni sacchetto, va bene, e foglietti profumati ne metto almeno 2-3. Devo dire che generalmente questo tipo di conservazione mi ha sempre dato buoni frutti, però anche questo non è scevro da problemi. Ogni tanto succede effettivamente di aprire il sacchetto e trovare la sorpresa, no? Il buco della tarma. Perché? Come mai ci ho messo la canfora, li ho lavati, sono conservati perfettamente, eppure ha fatto la tarma. Non lo so, ragazzi, cioè a quel punto io vi dirò, decido di conseguenza, nel senso che se vedo che è veramente un lavoro devastante, cioè tipo appunto vinella, prendo, butto via senza neanche
cioè il prima possibile, senza mescolarlo ad altre cose. Se è un buchino, potrebbe non essere una tarma, potrebbe essere il consumo del filo, potrebbe essere qualunque altra cosa, per cui decido di rammendare, fare un piccolo rammendino e quindi di conservare il capo. Magari anche rischiando, e se non voglio rischiare posso mantenerlo in un sacchetto che lo tenga separato dal contatto con gli altri, no? Perché sapete che le tarme è come cioè si propagano da un capo all'altro, no? Quindi se io lo isolo almeno non rischio che le tarme vadano di qua e di là. E diciamo che questo è, qualche volta va bene, qualche volta va male, nel senso che dopo un poco magari mi rendo conto che ci sono altri buchini, allora prendo e butto via tutto. Però diciamo mi è successo veramente veramente poche volte, devo essere onesta. E quindi su questo argomento credo di avervi detto tutto e spero di aver risposto ai vostri dubbi e alle vostre domande. Se ne avete qualcuna specifica, magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti e così ne discutiamo avanti, magari in un altro knitting time se è una cosa troppo lunga. Però insomma mi pare di aver esaurito abbastanza l'argomento. Ecco. Il secondo argomento del quale volevo parlarvi è, spero che abbiate un po' di tempo perché non sarà proprio velocissimo, anche soprattutto adesso, diciamo sono un po' stanca, avrei già esaurito le mie forze, ma su questo argomento diciamo vorrei proprio parlarne, perché è un argomento che sento abbastanza forte. L'argomento è il comportamento da tenere online, no? In rete. È un argomento anche un po' difficile per me da trattare perché per alcuni versi sono stata anche in passato fatta oggetto di comportamenti, come dire, atti a screditarmi, no? A danneggiarmi. E quindi vi voglio raccontare che cosa mi rendo conto che sto cercando un poco troppo le parole, ma se sono così titubante non è perché non voglio parlarne, ma è perché sto cercando di farlo nel modo più delicato e più diplomatico possibile. Però allo stesso momento vorrei che il messaggio fosse abbastanza chiaro e vorrei far sapere a tutti quanti come la penso. Allora, a me è successo una cosa del genere in passato. Mi è successo quando sono stata, e di questo posso parlarne abbastanza liberamente, sono stata chiamata da una trasmissione televisiva della mia città, per cui figurati, cioè una rete locale. Questa TV ha preso delle foto che erano presenti sul mio blog, che è pubblico, dove chiunque può andare a vedere queste foto, e le ha prese senza dirmelo, oltretutto, senza dirmelo, e le ha messe in questa trasmissione, no? Mentre io parlavo c'erano queste foto che andavano sul sottofondo. Io di questo assolutamente non ero a conoscenza, no? E queste foto, appena sono uscita dalla trasmissione, perché era in diretta, sono stata bersagliata da una serie di telefonate delle persone che erano presenti nelle foto, che me ne hanno dette di tutti i colori, cioè di tutto di più, che non dovevo permettermi di dare le foto, e io più cercavo di spiegare che la mia buona fede, cioè che io assolutamente non ero al corrente, e se avessi saputo
avrei sicuramente messo al corrente queste persone di quello che stava succedendo. Io veramente mi hanno minacciato di denunciarmi dall'avvocato, di tutto. Io ho detto: ma mi avevate dato il permesso di fare le foto ogni volta che io facevo delle foto? Mi facevo dire se potevo metterle online oppure no. E davo per scontato che le persone fossero al corrente che il mio blog è un blog pubblico. Probabilmente per ignoranza alcune persone mi hanno sempre detto di sì, e dopodiché salvo poi in questa occasione rimangiarsi la parola che mi avevano dato e ricoprirmi di insulti, non solo insulti ma anche delle persone che io pensavo fossero mie amiche, hanno approfittato di questa situazione per mettermi alla berlina pubblicamente. È stato molto difficile per me, è stato un periodo molto molto triste proprio. Io ero disperata, non sapevo cosa fare, ho immediatamente cancellato tutte le foto che queste persone mi avevano segnalato dal blog. Certo, è come un po' chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, no? Però ho cercato di fare di tutto per rimediare a questa cosa, no? Per non essere più oggetto di questa campagna di diffamazione che c'era nei miei confronti. E devo dire che però a distanza di tempo questa campagna di diffamazione è stata forse una delle cose che mi ha insegnato di più in tutto il mio percorso in rete, no? Sui social, cioè mi ha insegnato che bisogna veramente stare molto attenti a quello che si scrive e a quello che si dice, perché le tue parole possono essere veramente molto pesanti. E lo si capisce solamente se si subisce una cosa di questo tipo. E per me è stato un'esperienza molto dura, ma allo stesso tempo anche molto formativa, perché allo stesso tempo io avevo da una parte persone che mi screditavano e me ne dicevano di tutte e di tutti i colori, e che quindi non aspettavano altro di anzi mettere ancora sopra del peso, no? Per dire ancora delle cose più cattive su di me, e alcune non hanno veramente approfittato di questo momento per andarci veramente giù pesanti, no? E in particolare quelle che io quella volta pensavo fossero mie amiche, no? E nella quale amicizia io confidavo e mi affidavo, perché per me un'amica è una persona alla quale da non invidiare mai, nel senso, io ero felice per i loro successi e speravo che loro fossero altrettanto per me. Loro non lo erano, ho scoperto in quel momento, no? Per cui è stato come un po' una doccia fredda, se vogliamo, ma è stato molto utile, perché ho capito chi erano veramente le mie amiche e chi no. Ci sono state persone che in questa occasione mi hanno contattato in privato e mi hanno espresso la loro solidarietà. Alcune lo hanno fatto addirittura in pubblico, e non è facile, credetemi, schierarsi pubblicamente da una parte quando questa parte viene subissata di insulti. Vi assicuro che è molto difficile, e io ho apprezzato moltissimo. Ma la persona che mi ha dato il consiglio, che ho veramente fatto tesoro per tutta la mia vita poi a seguire, è stata Luisa De Santi, che faccio nome e cognome perché la reputo veramente, anche se non ci sentiamo quasi mai, la reputo veramente una persona amica. Insomma, Luisa De Santi voi lo conoscerete, è Crochet Doll, è una ragazza che con l'uncinetto fa magie, è bravissima, ed è stata una delle prime persone che ho conosciuto dal online. L'ho conosciuta anche dal vivo, perché vive a Trieste, no? Quindi per me è stata anche un po' un punto di riferimento, l'ho sempre vista, anche se siamo praticamente coetanee, un po' come una sorella maggiore che mi
che mi dava dei consigli e io veramente li ho sempre seguiti. Lei mi ha detto in privato una cosa che veramente mi sento di farvi partecipe, cioè mi ha detto: tu a queste accuse, a queste cose che ti stanno dicendo, tu non devi ribattere, tu non devi dire niente, devi lasciare che parlino, tu non ribattere, perché poi viene fuori una discussione continua. Tu devi far finta di niente e con il tuo comportamento, con il tuo comportamento, con le tue azioni, dimostri che hanno torto. Bene, io ho seguito alla lettera questo comportamento. Io in tutte le discussioni che mi diffamavano, che mi dicevano di ogni colore, io non sono mai intervenuta, non sono mai intervenuta, non ho mai detto niente. Né in pubblico e solamente in privato ad alcune persone ho parlato dei miei sentimenti con persone che veramente reputavo particolarmente vicine a me, allora sapevo di potermi aprire, no? Ed erano veramente delle persone che poi si sono anche dimostrate con il tempo delle vere amiche, ma pubblicamente non ho detto niente, non ho fatto parola, non mi sono difesa, ma ho continuato per la mia strada. Beh, a distanza di anni vi posso dire che questa è stata la strada giusta da seguire, cioè una strada mia che mi ha fatto fare un percorso bellissimo, mi ha fatto conoscere tante persone nuove, positive, e mi sono liberata di tutti quei pesi che mi trattenevano e di tutte le energie negative che mi stavano trattenendo per terra e mi stavano impedendo di spiccare il volo verso più alti orizzonti. Insomma, devo dire che nel male questa esperienza bruttissima alla fine è stata positiva per me. Però devo dirvi che non tutti hanno il mio carattere, cioè di base c'è il fatto che, diciamo, l'opinione negativa per me non è mai stata molto 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 importante, mi ha fatto soffrire, però di base io dell'opinione altrui me ne sono sempre un po' sbattuta, cioè sono sempre andata avanti abbastanza per la mia strada e molto spesso sono anche andata controcorrente seguendo il mio istinto, i miei gusti e così. E quindi l'opinione altrui io sono sempre stata abituata a sentirla, e anche le critiche, soprattutto perché vengo dal mondo dell'arte, no? Voi lo sapete che io sono un'ex pittrice, per cui ho dovuto sentire negli anni anche delle critiche piuttosto feroci sui miei lavori, e devo dire, insomma, per me la critica è sempre positiva, no? Però, insomma, non tutti quanti hanno un carattere forte come il mio e sanno sopportare certe cose. Ci sono certe persone che dopo un attacco del genere, insomma, fosse stato un altro carattere e non il mio, credo che dopo un episodio di questo tipo, sarebbero potute anche succedere brutte cose. Si sente in continuazione di persone che, e anche ragazzi, che veramente fanno dei gesti estremi in seguito al bullismo online, no? Non è perché abbiamo 40 e 50 anni, il bullismo non esiste, signori, parliamoci chiaro. E se vogliamo andare a vedere, c'è il profilo di Selvaggia Lucarelli, che è una giornalista della quale magari non condivido sempre le opinioni, ma questa signora è tuttora vittima di un attacco continuo di parolacce, aggressioni verbali, minacce di morte, di essere stuprata, che veramente se una non avesse un carattere forte, avrebbe dovuto ammazzarsi 3000 volte fa, e lei continua questa sua lotta, no? Bene. Contro il bullismo in rete, dico. Bene, non tutti sono Selvaggia Lucarelli. Allora, stiamo attenti alle persone. Stiamo attenti alle persone. Cerchiamo di avere rispetto verso proprio la persona altrui. Rendiamoci conto che oltre allo schermo
ci sono delle persone che hanno dei sentimenti, che vivono e... devo contare. 1, 2, 3, 4, perfetto. Che hanno le loro esperienze e che hanno i loro sentimenti, le loro emozioni. E quindi se dobbiamo interfacciarci con loro, esprimere la nostra opinione, cerchiamo di farlo in maniera civile ed urbana, senza e rispettosa, senza per questo dover chinare la testa e dire che hanno sempre ragione. Si può anche esprimere un dissenso, ma senza insulti, senza diffamazioni, senza aggressività, senza parolacce, con fermezza e certezza, sicurezza nelle proprie idee, ma senza essere, senza andare a ledere la persona che sta dall'altra parte. È facile fare gruppo, è facile mettersi su a vicenda e andare avanti e avanti, avanti, affondare sempre di più il coltello, pensando che non abbia importanza. L'importanza ce l'ha e come le persone soffrono, e pensate sempre come vi sentireste voi se foste dall'altra parte. Per cui il messaggio che io volevo far passare nella seconda parte di questo video, che penso sia il video più lungo che ho fatto finora, però mi sentivo di parlare a ruota libera su questo argomento, senza limiti di tempo e senza dover sottostare ad una certa tempistica, e quindi il knitting time è perfetto per questa cosa. Questo era quello che io volevo dirvi, no? Cerchiamo di... Allora, devo dire che io ultimamente sono super fortunata. Anche le persone che hanno dimostrato di avere un dissenso con me lo hanno fatto in maniera molto civile, molto urbana. E mi piacerebbe tanto che questo, che questo comportamento fosse sempre così, dappertutto, non solamente verso di me, ma verso tutto il mondo, no? Ecco, mi piacerebbe non vedere minacce, non frasi dette, non dette, di cose che poi magari neanche non si sa se sono vere oppure no. Mi piacerebbe che ci fosse lo so. Io sono abbastanza idealista in questo, ma mi piacerebbe che si cercasse di andare, non dico tutti d'accordo, ma di essere rispettosi l'uno verso l'altro. Io ripeto, devo dire, voi che mi seguite siete un esempio per me, perché siete sempre state, anche nel dissenso, molto 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 urbane, a parte un paio che veramente devo dire ho bloccato subito. La persona che comincia ad insultare, io ho cancellato il commento e ho bloccato, per cui cioè non voglio avere persone di questo tipo che mi seguono, devo essere onesta. Ma se andate a vedere anche vecchi video, ci sono delle persone che hanno detto di non essere d'accordo su certe mie affermazioni. E va bene così, cioè va bene così, perché non è detto che dobbiamo essere sempre d'accordo, no? Anzi, non è detto appunto che tutti i video che faccio devono essere apprezzati da tutti, quindi uno è libero anche di dire. Il telefono squilla. E quindi niente, la telefonata ci ha interrotto, però insomma il succo della questione è questo: non occorre essere d'accordo. Ma gettare fango addosso ad una persona, insultarla, screditarla, secondo me non è mai da fare. Ecco, anche qua sto parlando sempre in linea generale, ma basandomi sulla mia esperienza. A questo punto ditemi voi che cosa ne pensate, se siete d'accordo, se non lo siete, mi raccomando, tenete i toni civili come piace a me, e iscrivetevi al mio canale, che così ci saranno sempre più knitting time. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!